Profughi che dunque continuano ad arrivare dall'Ucraina e una delle province maggiormente coinvolte nell'accoglienza, numeri alla mano, è quella di Rimini. Ebbene, oggi c'è stato un vertice in prefettura per fare il punto, ci aggiorna Serena Biondini. 600 donne, 600 bambini, senza contare chi ancora non si è registrato. Sono oltre 1200 i profughi arrivati a Rimini dall'Ucraina, in gran parte ospiti di familiari e conoscenti. I numeri sono altissimi ed aumentano tutti i giorni. Siamo passati dall'emergenza Covid all'emergenza profughi. Per gestire l'accoglienza, vertice in prefettura con forze dell'ordine, azienda sanitaria, protezione civile e comuni. Il primo passo è convincere tutti i rifugiati a registrarsi in questura o dai carabinieri per ottenere assistenza e protezione. Servirà sia per lo screening sanitario ma anche per l'orientamento scolastico perché ci sono tanti minori insieme alle mamme. Si corre per garantire a tutti i tamponi, vaccini contro il Covid e altre malattie, ma soprattutto un tetto. La prefettura sta ampliando i centri di accoglienza straordinaria da 50 a 120 posti. I comuni cercano altre strutture. La protezione civile ha fatto una convenzione con 27 alberghi per l'accoglienza temporanea dei profughi, già 300 quelli ospitati negli hotel. Il fronte alberghi è un fronte che servirà a mettere nelle condizioni il Ministero dell'Interno e le prefetture e quindi anche attraverso tutti gli enti locali il reperimento di più strutture possibili e immaginabili per il lungo periodo. Tanti privati che stanno mettendo a disposizione stanze e seconde case, al momento tutto a titolo gratuito. Sulla spiaggia di Rimini ora sventola una nuova bandiera, quella gialla e azzurra dell'Ucraina.